E ora interessiamoci della tappa successiva. Lasciamo la stazione nella quale eravamo per un percorso, come al solito, di circa 20 km. Nella prima fase vedremo un villaggio lappone, predisposto per la stagione estiva. Dopodiché si prosegue per il solito sentiero che ci porterà dopo 10 km e dopo il superamento di una zona montagnosa alla località del pranzo. Il pranzo poi, come al solito al sacco sulla neve, sarà seguito da un ulteriore cammino di altri 10 km per arrivare alla stazione di Abisko Jaure, che è una stazione già posta più in basso rispetto a quella nella quale ci troviamo e quindi in una situazione ambientale abbastanza. Qui vediamo la colazione prima della partenza. Vediamo uno degli addetti di rientro dalla passeggiata al famigerato gabinetto delle varie stazioni che ho già avuto modo di descrivere in precedenza. In questo caso i preparativi per la partenza sono più lunghi del solito, almeno per il mio gruppo, in quanto oggi il mio gruppo è incaricato di preparare il pranzo e quindi dobbiamo rifornirci di tutto quello che serve per preparare il pranzo e controllare che tutto sia predisposto, perché ovviamente essendo noi responsabili non vogliamo poi avere proteste da parte degli altri che ci hanno servito benissimo nei giorni precedenti. Una volta tanto anch'io vengo ripreso, in questo caso sullo sfondo vediamo il villaggio lappone di cui ho parlato in precedenza. È uno dei villaggi nei quali i lapponi, seguendo le renne, si fermano con tutte quante le famiglie, e quindi ci sono scuole, c'è la chiesetta, c'è tutto quello che serve ad una comunità per permanere per alcuni mesi nell'area dove le renne stanno nel periodo estivo, e nel periodo invernale le renne ovviamente si spostano verso la pianura, quindi vanno in zona meno fredda. Questo è un tipico paesaggio lappone. Il bianco ovunque, solamente qualche piccola differenza fra l'orizzonte e le montagne di neve. In questo caso avevamo un pochino di neve fresca che consentiva di lasciare tracce in questa piccola discesa. Ed ora eccoci impegnati con la preparazione del pranzo al sacco. Avevamo raggiunto la località in anticipo rispetto agli altri ed ora era nostro compito predisporre. Siccome avevamo nel gruppo sia un tedesco che uno svizzero, la cosa è stata predisposta con matematica precisione. È stato in pratica quasi organizzato un sistema self-service con tanto di corridoio per passare davanti alle vivande. Come vedete c'è uno addetto a scavare il corridoio in modo che non ci fosse possibilità di arrivare alle vivande senza effettuare la prevista coda, e il pasto poi si è svolto in modo regolarissimo, appunto con precisione tocca.
ci troviamo già alla nuova stazione. I 20 km sono passati in un attimo, ci troviamo a Visco Jaure, una stazione che era gestita da una studentessa, una giovane studentessa che trova modo di passare 3 mesi invernali in questa stazione in modo da riuscire a studiare. Come vediamo la situazione è cambiata, comincia a vedersi qualche pianta, cosa che nelle zone più alte non abbiamo avuto modo di vedere per parecchio tempo, quindi qui ci troviamo già a quote decisamente inferiori. Vediamo una multa di cani da slitta, come ho già avuto modo di dire in precedenza. Nei giorni successivi ci sarebbe stata una gara importantissima, una competizione fra slitte trainate da cani, e questa era una delle varie slitte in allenamento. Possiamo vedere che insieme ai cani da slitta c'è anche un bracco, il quale è l'unico che non si rotola nella neve perché avendo il pelo molto fine, raso, non si può permettere quello che invece questi cani da slitta ben equipaggiati per il freddo possono fare. Vedete, mentre l'altro è sdraiato, il bracco rimane in piedi. Ed eccoci ora all'ultima tappa. In questo caso noi ci rechiamo da Visco Jaure fino ad Abisko, che è una stazione abbastanza grande della Lapponia, sulle rive di questo lago, che nel caso particolare è totalmente ghiacciato. È previsto poi che ci sia un incontro con le famiglie che da Björkliden, dove c'era il nostro albergo, si sono recate con i bandwagon fino in una zona del lago predisposta, e lì avremo una colazione, la nostra solita colazione al sacco, e poi da questa posizione finalmente ce ne andremo in un albergo normale, dove avremo modo di farci una bella doccia e di ripulirci di questi 4 giorni di faticata sulla neve. Queste sono le solite rituali procedure di colazione prima di partire. Si raccoglie tutto quanto rimane, perché non deve restare nulla di abbandonato, quindi noi carichiamo i nostri mezzi con tutto quello che ci siamo portati, perché quello che si porta si deve anche riportare indietro. Solita operazione di sciolinatura degli sci. Qui vediamo che già la vegetazione comincia ad essere quasi fitta, ovviamente non esistono alberi di grosse dimensioni in quest'area, ma sono tutte piccole betulle, Björk, da cui il nome del posto dove stiamo andando, Björkliden, il posto delle betulle. Eravamo andati troppo velocemente, quindi saremmo arrivati troppo presto all'appuntamento, e quindi c'è tempo di prendersi un po' del pallido sole del nord. Vedete, qualcuno prende il sole, qualcuno invece si copre abbondantemente con giacchettoni, perché in effetti la temperatura non è mai particolarmente elevata. Ed eccoci giunti sul lago dove le famiglie ci stavano aspettando. Questa sulla quale ci troviamo è un'isoletta nel lago, francamente non ci si rende nemmeno conto che questo è un lago, perché la superficie è totalmente ghiacciata e coperta di poco di neve, per cui non si ha per niente l'impressione di trovarci sull'acqua, ma si può vedere in un angolino
c'è qualche macchia chiara più scura che è proprio di ghiaccio vivo, ecco, forse da questa, in questa visione si ha un'idea migliore che quella sulla quale ci troviamo, dalla quale io sto facendo questa ripresa, è un'isoletta in un lago. Lo scooter. Quella conca che si vede sullo sfondo è la famosa porta della Lapponia ed è la conca dalla quale sorge il sole quando finalmente riappare dopo sei mesi di totale assenza. Ora, in questo periodo invece il sole, ci troviamo in aprile, quindi il sole è già sopra l'orizzonte più a lungo di quanto non lo stia sotto. Questa persona che sta al centro è ripresa, sono io, perché in questo momento la cinepresa, la telecamera è nelle mani di Maria Clara. Ed ecco Silvia, che si è rifucillata presso la solita cucina da campo ed è già sparita. Ora c'è una cerimonia rituale, alla fine di ogni viaggio c'era questa cerimonia nella quale si congedavano le guide e gli autisti dei pandwagon che ci avevano accompagnato per tutto il viaggio e per ringraziamento normalmente veniva loro regalata una bottiglia di whisky, che può sembrare un regalino da poco qui in Italia dove il whisky ha un costo relativo, ma in un paese come la Svezia il whisky ha un valore totalmente diverso. È forse noto a tutti che i paesi del nord sono particolarmente affezionati alle bevande altamente alcoliche e quindi un regalo del genere è sempre stato veramente apprezzato. Abbiamo visto il ringraziamento fatto dal capo delle guide, un uomo di poche parole ma sicuramente di grande esperienza di questa sconfinata zona inospitale. Ora invece stiamo rientrando all'albergo al traino dei bandwagon. Davanti a me sono parecchi ragazzini, fra quali anche mio figlio, che è quello con la cuffietta gialla, i quali si sono divertiti moltissimo ad effettuare questo traino che si è protratto per qualche chilometro. C'è anche chi si è fatto trainare dalla motoslitta facendo slalom. Qui ci troviamo a Björkliden, stazione civica, dove c'è praticamente un solo albergo il quale ha delle piste a disposizione, anche delle quali fra l'altro una è anche illuminata, e quindi un posto ideale per sciare perché la neve è bellissima e la luce dura fino a quasi le 9 di sera e in pratica ci si mettono gli sci uscendo dall'albergo e si tolgono rientrando, proprio per rientrare nell'albergo. Björkliden, indicata dalla freccia, è molto vicina al confine con la Norvegia e in particolare alla cittadina di Narvik. Per Björkliden passa una ferrovia
che collega Björkliden a Riksgränsen, che è un'altra famosa stazione sciistica, e poi a Narvik, ed è una ferrovia che è stata molto utilizzata dai tedeschi nella Seconda Guerra Mondiale. Vista la vicinanza, abbiamo deciso di andare a dare un'occhiata a questa famosa stazione sciistica di Riksgränsen. E in effetti il viaggio valeva la pena, perché le montagne norvegesi sono più ripide, più alte, le piste quindi sono migliori e anche i panorami erano decisamente belli da vedere. Peccato solo che avessi dimenticato un filtro sull'obiettivo che ha dato questo fondo azzurrognolo a tutte le riprese fatte a Riksgränsen. Certo, non sono paesaggi che possono essere nemmeno lontanamente paragonati alla bellezza di quelli delle nostre Alpi o delle nostre Dolomiti, però hanno anch'essi un loro fascino. E quello che ho apprezzato molto è soprattutto la neve. Una neve così bella non l'avevo mai trovata sulle nostre Alpi. Ci stiamo recando a vedere l'avvenimento dell'anno, almeno per la zona, per la Lapponia. Si tratta della partenza della corsa di Slitte, che doveva percorrere, intesa a percorrere circa 80 km in 3 giorni, almeno questo credo di ricordare. I partecipanti erano circa 80 slitte, mi pare, con oltre 200 cani. Ed ora godiamoci lo spettacolo di questi cani, che sono bellissimi con i loro occhi azzurri e questo aspetto molto sveglio. Vediamo come i cani sentono l'imminenza della gara e sono nervosissimi. Dicono anche, questi sono occupati in altre cose, ma insomma, dicono anche che il capo muta è un cane particolare sensibile al momento della partenza, quindi diventa nervoso e diventa anche un po' pericoloso, perché tende a prenderselo con chiunque lo disturbi. Normalmente sono condotte da una persona che sta proprio sulla slitta, si fa trainare, e da un accompagnatore che invece si fa tutto il percorso sugli sci. Ovviamente si cambiano spesso i due, e a seconda del tipo di cane che hanno vengono assegnati ad una categoria. I cani da penna partono davanti, mentre i cani da slitta, che sono più lenti, partono dietro. È un po' come nel caso delle automobili di Formula 1, ovviamente i più veloci vengono messi avanti, perché potrebbero succedere degli incidenti al momento della partenza se si venissero messi davanti i cani più lenti. Ecco, vediamo qui una monta pronta, vedete i cani che sono nervosi, già cominciano a tirare, nonostante ancora manchi più di mezz'ora alla partenza, loro già sono pronti a tirare. Vedete invece i due che comunque fermi, immobili. Ecco, sono i cani più esperti, quelli che devono dare il là all'intera metà. Ecco, i cani da slitta invece sono i più lenti, nonostante siano i più robusti, e quindi partono per ultimi. Però per avere il vantaggio di partire prima e di potersi inserire nei sentieri davanti, in queste monte viene inserito un cane da penna, cane da caccia, che consente quindi alla slitta di passare nella categoria che ha la partenza su una linea più avanzata.
bellissimo abitata, vedere tutta questa gente che si reca sul lago per vedere questa cappella, e per la zona è veramente, possiamo considerarla una folla. Davanti sono le piccole glute con tre o quattro cani, addirittura due, il cane da penna. E poi dietro arrivano le grosse glute con i cani da slitta. Chi viaggia con i cani da penna, non particolarmente chi fa viaggio, ma per effetto deve poi dormire nella tenda con il cane, perché il cane non è in grado di supportare il rigore della temperatura esterna. E ovviamente questi partono e devono portarsi dietro tutto quello che serve per alimentare i cani e per dormire, quindi hanno le tende, non possono viaggiare ovviamente per tre giorni consecutivi senza fermarsi. Guardate quanto era carichi questi che vanno con gli sci. Avete visto, ogni slitta ha una guida slitta e uno con gli sci che segue. Vedete questi due poveri bracci che fatica fanno a trainare la slitta. È venuto il momento di lasciare la Lapponia e la lasciamo con la visione di quella che è chiamata la porta della Lapponia, che deve essere bellissima quando il sole sorge al suo centro. Noi non abbiamo avuto modo di vederlo, il sole dentro questo semicerchio. Si cominciano a caricare gli sci sui camion che li porterà al C130 che aspetta a Kiruna. E noi aspettiamo il pullman che ci porterà a Kiruna. Ecco il pullman, ormai siamo nell'imminenza della partenza. A Kiruna un'ultima sosta in un negozio di souvenir lapponi. Quei berretti che vediamo appesi pieni di strisce hanno un significato particolare, perché le strisce sono un po' come i gradi per i militari, dicono l'appartenenza alla tribù. Ed ora ecco arrivato il C130 che ci porterà a Stoccolma. Siamo a metà aprile e tanto per cambiare nevica. Ci aspetta un volo abbastanza lungo, perché da Kiruna a Stoccolma sono quasi 1000 chilometri. Sarebbe un po' come andare da Milano a Catania. Questa è la lunghezza del volo. Questo filmato è direttamente legato al capitolo Il viaggio degli addetti militari in Svezia del mio libro In Svezia con le cordelline, e spero che chi ha letto il libro lo abbia apprezzato.